Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, bentornato. Ciao. Nuova vita, nuovo anno. Già, è un anno di più, eh? Sì. Ma come volano questi anni? Mamma mia, non ci penso. Poi più si invecchia, più volano. Eh sì. Te l'accorgerai. Me l'accorgerò. Che sta invecchiando anche te. Sì. Allora. Com'è andato l'ultimo dell'anno? Tutto bene. Tutto a proposito bene. Di ultimo dell'anno, mi è arrivata un'immagine particolare. Bella, la nostra telespettatrice. Sì. Questa, guarda, guarda. Ma, però, com'è riconciata? No, ero veramente messo bene. Ci avevi tutti i brillantini. Vero. Se non me l'avevi detto, però. Se no venivo solo per quella a vedere. No, e ti dirò che abbiamo delle riprese anche. Anche. Sì, che ha fatto in esclusiva il nostro amico Piero Franchini. Che salutiamo. Domenica mattina. Manda in onda. Il motivo per seguire. Ma ha preso anche in attimi un po'. Quando un po' incavolato. Anche incavolato? Sì, magari non mi funzionava quello, magari mi funzionava quell'altro, qualche problemino c'era. Comunque, sarà bellini, la verità. Ma prima o dopo che ti hai ubriacato? No, io non bevo. Ah, io. Non bevo. Comunque, quindi domenica. Un bicchiere di spumante e basta. A guardare l'edicola di Piero, perché siamo curiosi di vedere. Ma si sente anche? Si sente? Penso di sì, è perché ha preso la telecamera, quindi sente anche qualche canzone. Vabbè. Così vi rifarete la bocca, eh. Hai detto si invecchia, invecchiano i luoghi, invecchiano anche i luoghi dove un tempo c'erano delle fabbriche, belle aziende del nostro territorio. Io non so da tanti anni qui, ho provato a chiedere, siamo in via Romana e solai, che vengono a ditta di solai. Travetti per solai e purtroppo è tanti anni che è chiusa, visto anche la crisi che c'è stata. Anni fa loro presentarono un progetto di ristrutturazione dell'area con la costruzione, mi sembra, di villette o qualcosa del genere, però poi non so se ci sono stati problemi burocratici, problemi di licenze edilizie o anche semplicemente problemi di crisi economica così come adesso, e l'area è rimasta così ferma senza fare assolutamente niente. Ecco, il punto è questo, si può lasciare, al di là che ovviamente è un'area privata, ma si può lasciare un'area così, nel senso con tutto lasciato così come era prima, una copertura da valutare anche di che materiale. No, qui mi sembra che sono tegole, sono quindi tegole. Non ci sono, no, di là, c'è della parte di là. Di là è ferro. Ferro arrugginito. È ferro, sono lamiere arrugginite. Sì. Forse l'ultima parte c'è in fondo. No, è tegole anche l'ultima. Tegole. Sono tutte tegole, quindi qui materiale inquinante non ce ne dovrebbe essere. L'area dovrebbe essere completamente aperta, magari una piccola ripulitura gli andrebbe data, perché l'erba cresce, si secca e crea questo stato di abbandono che non va bene. Non va bene. Tra l'altro alle porte della città, proprio all'ingresso della Val di Chiana. Esatto, perché poi la porta principale d'accesso della Val di Chiana è per la città d'Arezzo, quindi è veramente un po' non è bello da vedere, male, non, dai, è bello, esatto. Non è bello, bisognerebbe unire un po' di decoro. Anche se è un'area privata, no? Sì, uno dice, vabbè, sì. il progetto non è stato fatto, però teniamola un po' meglio, no? E quello sono d'accordo con te. Perché ha un impatto anche estetico, diciamo, su chi è. Magari l'azienda è chiusa, finita di liquidare, non c'è più nessuno, e quindi qui si è rimasto soltanto il proprietario dell'area e si attende di farci qualcosa, che le cose migliorino magari per trovare una soluzione. Insomma, però un paio di volte all'anno una pulitina non farebbe male, dai. Anche perché col tempo sappiamo quando questi luoghi rimangono così, diciamo, diventano isolati. Diventano poi anche oggetto di culto da parte di coloro i quali vogliono delinquere o vogliono fare qualche anche lasciarci rifiuti, cosa che non mi sembra, vedere da qui. No, perché l'area è completamente chiusa, adesso, si è messa in sicurezza. Per adesso. Però insomma, è chiaro che più passa il tempo e più il rischio aumenta, come abbiamo visto in altri luoghi. Esatto, peccato. Poi in via Romana magari ci torneremo altre sere, che non è l'unico caso, ci sono anche nuove costruzioni che non sono mai state finite. Non sono in via Romana, ce ne sono tante altre parti purtroppo, costruzioni che non sono finite oppure che sono finite e non sono state vendute, lasciate all'incuria anche quelle, magari oggetto di visita da parte di coloro che hanno bisogno. Ci è successo giù magari alla manutenzione del comune dei palazzi interi vuoti che possono occupati da gente che non dovrebbe, e quindi speriamo che questo mondo ripigli un po', che il 2017 sia l'anno della ripresa economica effettiva, che tutti ritrovino lavoro e quindi si ritrovi anche una pace sociale che oggi ce n'è veramente bisogno. Bene, sperando che insomma quest'area di via Romana assuma un pochino più di pulizia e decoro, ci rivediamo domani. Ciao.